All right. Hi, everyone. Yeah, we're ready for questions. That's all we have time for today. Thank you. Trolling, trying to find me, like telling all my boys I think I found a wife, cause I see life so different when you're by my side. I pick you up at night so you can roll with me. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida. Ci siamo, nei prossimi 90 minuti sapremo tutta la verità su questo match. Vedremo se porteranno a casa il risultato necessario per centrare l'obiettivo. Sazio ha aperto le porte per questa sfida, come sempre un colpo d'occhio fantastico quello offerto dalle tribune. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gibardo, con me come sempre Lelia Dani, UEFA Champions League protagonista con questo match della fase a gironi in campo Inter e Salisburgo. Non è cominciata benissimo l'avventura dell'Inter nella UEFA Champions League. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro. Sommer tra i pali, dietro giocano Pavard, ancora Acerbi e i due attaccanti per cercare la via del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Vediamo qui in ottima posizione, eh? Non si fa sorprendere. Mette in area, pericolo sventato, pressione qui sul portatore di palla, pari puntati su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. Il gioco aereo non ha segreti per lui, Pier. I suoi colpi di testa hanno già lasciato il segno più volte, anticiparlo diventa difficile. Sai cosa sarebbe l'ideale? Impedire che arrivino dei palloni alti per lui, cosa non semplice però. Recuperano palla. Ha diverse soluzioni, occhio. Va via in velocità. Impeccabile lettura difensiva. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Errore banale di Barella. Non può sbagliare. Intervento eccezionale di Sommer. Calcia in profondità, calcio l'angolo ben calciato e buona la girata di testa, palla alta.
Palla fermata benissimo dal difensore. Perdono il possesso. Evidente supremazia territoriale degli O. Fallo, calcio di punizione, zolla pericolosa. Al pallone per il possibile vantaggio, respinge la conclusione, palla recuperata in zona d'attacco, attenzione, cerca il tiro e c'è la rete, sblocca il match dopo aver dominato e avrebbero potuto segnare anche prima, non hanno sfruttato al meglio le diverse occasioni avute. Rivediamo la rete di poco fa, la loro pressione ha dato i suoi frutti, avevano creato parecchio, va detto. Sembrava solo questione di tempo prima che arrivasse anche il gol. Palla persa da Barella. Supera facilmente il difensore. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Palla che scotta e nuovo possesso regalato. Prova ad affacciarsi davanti. Buon lo spunto qui, può metterla da lì. Ha provato la botta, Dino che è terminato non lontano dal palo. Frattesi. Palla tra i piedi di Lautaro. Con questa palla punta la porta. Il portiere può respingere, pallone che resta lì. E c'è il pareggio dell'Inter. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione. Bisognava solo spingerla dentro da lì. Un'incornata che non ha lasciato scampo il portiere. In queste immagini c'è tutta la soddisfazione dell'allenatore per la rete che ha riverso le cose a posto. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Salta l'avversario. Vabbè che spiove. Miracolo di Sommer da pochi passi. Crossa nel mezzo. Attento il portiere che sventa il pericolo. Si conclude il primo tempo qui a San Siro. Squadre che tornano negli spogliatoi. Irriconoscibile fin qui Barella, considerate le qualità del centrocampista. Ci si aspetta di più da un giocatore come lui. Troppi pochi palloni toccati per pensare di poter lasciare il segno. Deve salire in cattedra per cercare di sbloccare questo risultato di parità. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Occhio al tiro. Tentativo che trova le mani del portiere. Intervento comodo per lui. C'è il tiro. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Il
tecnico fin qui può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, decisamente meno del risultato però. Troppe occasioni non sfruttate, lo dicono anche i numeri. È mancata loro la lucidità necessaria per trovare il vantaggio, ma a livello di manovra... C'è il palo, pallone ancora vivo e c'è il gol! Vanno le immagini del gol, non ha lasciato scampo al portiere sulla ribattuta dopo che la prima conclusione era stata respinta dai legni. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EATV, gara che vedrà impegnate Inter e Bologna. Pier, non vedo davvero l'ora, sono due squadre che giocano un calcio veloce, votato all'attacco, sono sicuro che ci divertiremo. Sarà fallo laterale. Può nascere, può far gol da lì! Il tiro respinto dal palo, occhio, si gioca. Smette il pericolo. La gira verso il compagno, pallone in rete, doppietta per lui. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno, ma poi calciato forte dalla media distanza il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Ha di che essere contento l'allenatore per... come sta giocando la squadra. Intervento sul pallone. Niente da fare, gran recupero difensivo. Palla regalata. L'intervento irregolare e dunque il calcio di punizione contro l'Inter. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. C'è un cambio per l'Inter. L'Inter recupera il pallone. Sensi ha un'autostrada davanti a sé. Sensi, e c'è il gol, non si fermano più e allargano ulteriormente la distanza con gli avversari. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol e poi è riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete, che non era facile in quelle condizioni. Comincia la sola squadra in campo, Inter dominante fino a questo momento.
parata del portiere che dice di no. Palla che esce, calcio d'angolo praticamente regalato questo. Attenzione, sostituzione tra i nerazzurri. Va direttamente in area. Possono ripartire, attenzione. Lancio prevedibile, perde il pallone. Ancora 5 minuti da giocare. Occhio a questo lancio. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. La mette in area. Il portiere ci arriva senza difficoltà. Si giocherà ancora per 180 secondi. Sommer. Bastoni. Finisce così, con successo nerazzurro, la festa dei giocatori e dei tifosi dell'Inter. Una vittoria utile sia per la classifica che per il morale, Pier. Hanno fatto un passo in avanti rispetto al pareggio della prima giornata e ora possono affrontare le prossime sfide davvero con la consapevolezza di poter lottare per qualcosa di importante. Partita da top player assoluto per Lautaro Martinez, ottima intesa con i compagni, enorme qualità. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro. Just a moment of your time. Thank you for your time. Really appreciate that. That's all the questions we have for you.